Sport e solidarietà, il basket che unisce rossonero e gialloblu insieme sul parquet lancianese con la palla a spicchi, segno di speranza, pace, comprensione. A Lanciano dallo scorso 20 giugno è ospite dell'Unibasket, la nazionale ucraina femminile under 23 3x3, con tenaci allenamenti, sudore e passione che vanno avanti nonostante le preoccupazioni di una guerra crudele che non si ferma. Giovani atlete che hanno ricevuto sincera e proficua ospitalità con l'Unibasket, che ha raccolto l'invito della prefettura di Chieti. Strutture a disposizione, vitto, alloggio, disponibilità negli allenamenti. Un prezioso segno di vicinanza con la nazionale ucraina che va avanti. Partenza prevista per il prossimo 25 luglio. Il dirigente Unibasket, Valerio Di Battista. La nostra indole è quella di coniugare lo sport con la solidarietà e in questo, dopo le esperienze che abbiamo avuto l'estate scorsa in Camerun, questo è un nuovo capitolo diciamo, questa nostra propensione ad unire la solidarietà allo sport. E è stato veramente anche commovente sentire le storie del coach e delle ragazze, e ci ha ripagato in pieno questo sacrificio che abbiamo dovuto fare. E ringrazio l'occasione anche il comune di Lanciano che ha messo a disposizione il palazzetto dello sport per gli allenamenti, per i due allenamenti quotidiani che questa nazionale ha effettuato in questi 35 giorni qui a Lanciano. Atlete nazionali che ringraziano, sperando di poter molto presto riabbracciare le proprie famiglie, tornare in un paese martoriato, tanto amato però. Maidome prenderanno parte al ricco programma di competizioni dietro l'angolo, dagli europei ai mondiali. Il play rossonero Costantin fa da interprete e intervista il graditissimo coach, ospite a Lanciano. E potete dirci come stanno andando gli allenamenti, come vi state trovate qua con l'Unibasket, con la società, con la struttura? Я не знаю, яка структура баскета, юнібаскета, але Molto, molto grazie, molto piace perché possiamo allenatore in palestra, in pallacanestra. E molto grazie per voi ragazzi perché preparare in allenatore contro e aiuta per nostra allenatore, nostra preparare. Ucraina!